Quindi adesso per chiudere le ultime cose, abbiamo capito con te che in questi 50 minuti che le idee possono arrivare in qualsiasi modo, nel senso che ti è arrivato un mood board, ti è arrivata un'idea abbozzata, ti è arrivata una cosa più specifica o sbaglio, mi sembra di aver capito così, che l'idea arriva sempre. Ci sono modi diversi, chiaramente dal momento che lavori in modi molto differenti. E io preferisco quando posso anche lavorare sul cosa, no? E spesso trovi direttori creativi che comunque sono assolutamente disposti a fare questo. Il problema è che a volte ti arriva uno storyboard che è già approvato dal cliente, quindi dal momento che approvazione significa sto pagando questo, tu devi dargli questo. Certo, Però assolutamente. su tutto comunque c'è la possibilità di lavorarci, ma anche i lavori che si scelgono, secondo me, devi scegliere dei lavori che ti permettano di applicare un tuo stile, cioè nel senso è quella cosa lì, se fai uno spot farmaceutico, non è il brand, non è che se uno spot farmaceutico non va bene, è devi capire lo spirito del brand, tipo adesso è uscito uno spot che è stato fatto per Voltaren. Che all'inizio, cioè, tu dici Voltaren cosa c'entra con me, però era una cosa diversa, era sulla vita del farmacista, quindi non vendeva un prodotto e allora l'ho fatto con un'estetica proprio da cellulare, da video rubato, no? Ed è diverso. Cioè, ognuno ha un suo stile che può essere applicato a cose diverse, quindi non, cioè, valutare le idee quando arrivano se è una cosa in cui io posso dare di più o se è una cosa che non è proprio il mio, farei solo fatica ad andare in quella direzione lì perché non è il mio, cioè questa è la differenza. Perché alla fine più tu hai uno stile preciso, che è quello che vuoi, più la gente poi ti viene a cercare per quello che vuoi ed è la cosa migliore, perché alla fine vengono per quello che tu fai e non devi essere tu a lottare per fare quello che vuoi, ma c'è un dialogo, cioè nel senso è più semplice perché al di là del realizzarlo, quando fai un commercial, la cosa difficile è proprio prima, convincere le persone che la tua idea funziona. Cioè, e quindi... Bello spunto. Infatti, allora chiedo alla regia intanto di fare rientrare i ragazzi che facciamo il selfie di chiusura e ti faccio questa domanda per i ragazzi che ci seguono, un consiglio. Come far capire, proprio praticamente, come far capire a una persona dell'agenzia la tua idea? Nel senso, ho l'idea, gliela spiego. Prima mi dicevi essere più precisi possibili, fare tante reference. Però Guarda. volevo andare un po' più sullo specifico, un po' più quando c'hai delle idee veramente matte, Allora, meno. nel dettaglio, cioè nel senso di fare un sacco di ricerca, ma ricerca proprio guardarti tutti gli spot, cioè seguite tutte le case di produzione estere, le case di produzione di video, perché loro fanno degli spot della Madonna. E lì trovare, cioè, troverai di sicuro quel frame che è molto vicino, però anche quando tu metti questa reference, indicare nel trattamento. Questa è una reference per il ritmo di montaggio, non per la musica che ritengo troppo triste, no? Oppure questa è una reference per la fotografia, non per il casting, perché vorrei un casting più, non so, più raffinato. E fare un documento, cioè i trattamenti sono belli, sono da 40 pagine, cioè in cui tu hai scritto tutto. Se poi hai un'idea matta, 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 forse farti fare uno storyboard è meglio, nel senso che se tu... Fai vedere proprio visivamente cosa ti immagini, e spesso si fanno anche i rubamatic o gli animatic, Certo. sono dei montaggi fatti da altri video per far sentire il sapore o per far vedere più possibile quella che è una dinamica di un movimento di camera, no? È Assolutamente. quello, è spiegarlo in tutti i modi possibili, cioè non aver paura delle proprie idee, quello sicuramente, perché più tu lo spieghi chiaramente. Anche col fatto che poi magari ti viene detto no, questa roba no. Però se gliela spieghi chiaro almeno sai che cosa è no e che cosa deve proporre, quello è sempre. Cioè essere più chiari possibile sempre e Ti precisi. ringrazio, ti ringraziamo Giada. Senti, dove ti possiamo trovare?